Quando Maria chiama in studio Valentina Otiero e David Scarantino scoppia il caos. Ad accendere la miccia è stata Barbara De Santis, ritornata nello studio di Uomini e Donne e già conosciuta in passato per il suo carattere forte e talvolta aggressivo. La dama ha attaccato Valentina descrivendola come una persona volgare, Nino prende subito parola attaccando, a sua volta, Barbara dichiarandola una donna cattiva. Gemma si intromette nella discussione, difendendo Valentina, ma subito prende in mano la situazione Giambattista attaccandola Galgani, sul web c'è solo gente che ha voglia di inseguirti, non seguirti. Intanto, tra Davide e Valentina la conoscenza è giunta al capolinea, il cavaliere ha iniziato a conoscere una nuova donna, Monica, con cui ha trascorso un romantico pomeriggio in giro per Roma. Aggettivo Camilla Catalano. Le critiche del web. Tante, troppo critiche quelle che Gemma Galgani sta ricevendo sui social dopo le ultime puntate di Uomini e Donne over andate in onda. Lo studio di Canale 5 continua a vederla grande protagonista, ma il comportamento che la dama sta avendo con Rocco non sembra affatto piacere ai telespettatori. C'è chi la trova diversa in emotiva il perché, fino allo scorso anno, se qualcuno le avesse fatto i gesti d'amore che Rocco sta facendo per lei, si sarebbe innamorata follemente. Ora, invece, quasi li disdegna. Che le interessi davvero la seggiolina come dice Tina. Scrive una fan del programma. E molti iniziano a supportare questa teoria. Gemma sei diversa, più astiosa? Ma come mai? Si chiede, quasi incredula, un'altra fan della Galgani che, al momento, non replica a queste critiche e, anzi, continua il suo percorso nello studio di Uomini e Donne. La reazione alle parole di Giorgio Manetti. E mentre c'è chi ne critica i comportamenti, dal web sono in tanti ad essere curiosi di sapere quale sia stata la sua reazione all'intervista rilasciata da Giorgio Manetti a Domenica Live, dove l'ex cavaliere del trono over ha a lungo parlato della loro storia d'amore. Una frase potrebbe aver colpito in particolare la dama, è possibile vivere una storia tranquilla senza pensare a cosa succederà domani, a cosa si farà? Voglio una donna che non mi dica dove mi porti ma dove andiamo, ha chiesto Giorgio in studio. Parole che potrebbero aver toccato la dama nel profondo. Al momento la Galgani non si espone, ma potrebbe farlo molto presto, magari proprio nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.